Buongiorno, noi siamo il dottor Ford e la dottoressa Knight, primari della clinica Gioco Sano. Nella nostra struttura aiutiamo i ragazzi e le ragazze che soffrono della dipendenza dei videogiochi. I nostri pazienti seguono percorsi terapeutici innovativi basati su tecniche moderne, sotto la guida attenta e scrupolosa dei professionisti più qualificati del settore. I nostri ragazzi vengono presi per mano ed accompagnati alla scoperta di tutto ciò che si perdono, lasciando monopolizzare le loro menti dei videogiochi. Vi facciamo scoprire il piacere dello stare insieme, di vivere all'aria aperta, la bellezza di una giornata passata al parco o in un prato insieme ad altri ragazzi e ragazze. Persone reali con le quali si può scherzare, sorridere o anche litigare, provare emozioni vere e profonde. I nostri pazienti imparano a riscoprire la bellezza e la ricchezza del mondo che c'è al di fuori della loro cameretta. Vediamo ora le testimonianze di tre dei nostri ragazzi che hanno deciso di raccontare la loro storia per aiutare tutti coloro che in questo momento stanno vivendo il loro stesso problema. Il primo è il caso di Dario, presentato così come ne siamo venuti a conoscenza noi grazie ai video caricati su YouTube. Nuovo video. Come potete vedere anche oggi alla fermata dell'autobus non c'è Dario. Mi sa che non c'è neanche a scuola. Chissà dov'è. Forse un'idea ce l'ho. Marco. Presente. Mattia. Presente. Dario. È assente, prof. Come? Anche oggi assente? Ho messo in 4 giorni, ma qualcuno di voi l'ha chiamato? Ha provato a sentirlo? No, ho provato a chiamarlo ma non risponde al telefono. Neanche a me, neanche su WhatsApp. Ragazzi, come immaginavo, anche oggi Dario non c'è a scuola. Oggi pomeriggio andremo a cercarlo insieme. Ma dov'è Dario? Dario! Dario! Oh mio Dio, ma cosa ti è successo, Dario? Dario! Dario! Ciao tesoro, la nonna è stata male. Io e papà siamo partiti di corsa per andare a trovarla. Ritorneremo nel weekend. Mi raccomando, fai bravo Metto, fai tutti i corsi. E non farci stare in pensiero. Un bacio, mamma. È vero, eppure non sono pochi i ragazzi e le ragazze che soffrono della dipendenza dei videogiochi. Vediamo ora invece la storia di Giulio. Lui non era arrivato a livelli così preoccupanti, ma comunque i videogiochi condizionavano la sua mente, facendogli perdere di vista il rispetto dell'ambiente. Sogno che cambiò la sua vita.
Ecco, questo terribile sogno è stato il segnale che ha fatto capire al ragazzo che c'era qualcosa che non andava. Passiamo ora al caso di Renato, che si è rinchiuso dentro al mondo dei videogiochi per colpa della sua timidezza. Fin da piccolo sono sempre stato molto timido e mi trovavo in difficoltà quando stavo insieme agli altri bambini. Mi vergognavo, avevo mille dubbi e incertezze, avevo paura di sbagliare, di non essere capace. Anche la mia voce non mi piaceva, sembrava strana e fastidiosa. Infatti i miei compagni a volte mi prendevano in giro. Per questo motivo non mi piaceva molto parlare ed ero diventato un bambino silenzioso. Non riuscivo a giocare con gli altri. Se mi invitavano da qualche parte facevo mille storie per andare. E mia mamma doveva obbligarmi. Io piangevo e stavo male. Poi sono cresciuto. Mia mamma non è più riuscita ad obbligarmi. È stato in quel periodo che ho iniziato con i videogiochi. Tesoro, ha telefonato la mamma di Giada. Ci hanno invitato ad andare in piscina con loro sabato. No, non vengo. Insomma, Renato, basta con tutte queste storie. Non hai mai voglia di fare niente. Staccati da lì. Non voglio andare in piscina. Non mi piace perché tutti vedono la mia macchia sulla schiena e quindi mi vergogno. Senti, Renato, ogni volta ce n'è una. Ora basta. C'è Giada al telefono che vuole salutarti. Vedi di essere educato almeno con lei. Mamma, ma ti rendi conto? Lei era al telefono, ha sentito tutto! Mamma, adesso se mi vuoi portare in piscina me devi legare! Che vergogna! Quando i miei amici mi cercavano, mi sentivo in difficoltà. Avevo sempre paura di trovarmi in situazioni imbarazzanti e di fare brutte figure. Temevo che i miei compagni mi prendessero in giro o che si vergognassero di me. Avevo paura di fare qualcosa che mi avrebbe fatto sembrare stupido o imbranato. Avevo paura di perdere la loro stima. A furia di rifiutare gli inviti, alla fine smisero di cercarmi e mi ritrovai completamente solo. Alla fine mi rifiutavo anche di andare a scuola. Alla mattina ne restavo chiuso a chiave in camera mia e quando mia madre mi parlava facevo finta di non sentirla. I videogiochi erano diventati il mio unico rifugio, il solo posto dove stavo bene. Povero Renato, quando è arrivato qui era fragile e insicuro. Si vergognava tantissimo e a malapena riusciva a parlare con noi. Per riuscire ad aiutarlo abbiamo chiesto il supporto dei suoi amici e compagni. Sotto la nostra guida attenta e sensibile, il loro sostegno e la loro presenza sono stati la chiave per ritrovare fiducia in se stesso. Ha ricominciato ad uscire, a frequentare gli amici, a fare sport all'aria aperta e mettersi in gioco nei vari contesti in cui è necessario relazionarsi con gli altri. Piano piano è riuscito a lasciarsi andare, a credere in se stesso e nelle sue potenzialità. Alla fine è anche riuscito a ritornare a scuola anche con ottimi risultati, sia in termini di voti sia in termini di socializzazione. Sembra addirittura che abbia trovato una fidanzatina. Per Giulia è stato più semplice affrontare il suo problema. Aveva già capito dall'inizio che i videogiochi lo condizionavano e lo portavano a non rispettare il mondo che lo circondava. A vivere con superficialità e disattenzione le esperienze personali e le dinamiche relazionali. Supporto e sentire che credevamo in lui e che lo sostenevamo. Per riuscire a staccarsi un po' dallo schermo che assorbiva tutte le sue energie a cui dedicava la sua attenzione. Ora è tornato ad essere felice ed essere lui il protagonista della sua vita. Anche Dario con il nostro aiuto è riuscito a ritrovare un equilibrio. Per lui come Renato è stato fondamentale sentire la vicinanza degli amici e delle persone che gli vogliono bene. Vi abbiamo prescritto una cura a base di sorrisi, affetto ed emozioni. Esperienze da svolgere in compagnia, in contatto con la natura. Come passeggiate all'aria aperta, giocare a rincorrersi in un bosco o in un prato, cantare e suonare con gli amici, divertirsi
raccontandosi storie e condividendo sensazioni. Tutto questo ha aiutato Dario a entrare nuovamente in contatto con se stesso, a provare ancora quelle emozioni e quei sentimenti che ormai l'avevano abbandonato. Ogni settimana organizziamo per i nostri pazienti dei momenti di gruppo. Inoltre organizziamo per loro momenti di attività fisica all'aria aperta, in cui possono esercitarsi tutti insieme, rinforzando anche il fisico oltre allo spirito. Per un corretto equilibrio interiore è necessario che il fisico sia forte e robusto. Ok, abbiamo finito, stop! Ma chissà com'è il videogiocare? Io quasi quasi ci provo. 3 days later. Giorno che l'amico del protagonista non si fa vivo a scuola. Giulio si sveglia, lascia la colazione e la butta. C'è questo bambino o bambina che sta sempre ai videogiochi e raramente sua mamma riesce a portarla a scuola. Lo stanno facendo. Che vale. Perché su di me? C'è la mucca, la mucca, guarda che ci stanno guardando. Sei soddisfatta? Tantissimo, adesso voglio togliere questo camice perché ho paura. A provare ancora con l'emozione e quei sentimenti. L'avevo detto giusto! Infatti! Enzo, appena smetto puoi partire. Li buttiamo giù dal tetto. Shhh. Enzo! Schifo, le ragazze sono un po' perplesse. Ma dopo le riprese, se non sapete fare i balletti di Fortanello, allora non li fate nemmeno.